state rompendo tutto. Nozze Ventura Terzi, tensione tra due invitate VIP. È successo tutto durante il lancio del bouquet, uno dei momenti in cui in genere si dà il peggio di sé. Secondo la credenza popolare, si sa, la donna che prende i fiori della sposa si sposerà entro l'anno. Così alcune, più di altre, fanno di tutto per prenderlo, anche a costo di asfaltare qualche invitata. Ed è quello che è successo durante le simpatiche e splendide nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi. I due hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore con un matrimonio da favola. La celebre conduttrice televisiva e il suo compagno, giornalista e scrittore, si sono uniti in matrimonio in una cerimonia intima e romantica, circondata dall'affetto dei loro cari. La coppia, che si è conosciuta nel 2017 e ha da subito fatto sognare i fan con la loro storia d'amore, ha scelto una location da sogno per il loro grande giorno. State rompendo tutto. Ventura Terzi, tensione tra due invitate. Gli sposi hanno scelto un tema elegante e raffinato, con decorazioni floreali che hanno impreziosito l'atmosfera. Simona, raggiante nel suo abito bianco dal design semplice ma d'impatto, ha percorso l'altare accompagnata dal figlio Niccolò, uno dei testimoni del matrimonio insieme alla figlia Caterina. Giovanni, dal canto suo, non ha nascosto la sua emozione nel vedere la donna che ama diventare sua moglie. I due si sono scambiati promesse d'amore sincere e toccanti, commuovendo tutti i presenti. Ma il momento di tensione più alto è avvenuto quando è arrivato il momento di lanciare il mazzo di fiori alle invitate. Ecco quindi che la sposa, come di consueto, si gira di spalle mentre le donne interessate si posizionano dietro di lei. Qualche istante dopo, a prendere il bouquet è Valeria Marini. C'è solo un problema, ha distrutto tutto per prenderlo, state rompendo tutto. Ventura Terzi, tensione tra due invitate. Nelle immagini che adesso stanno diventando virali, si vede un'amica di Simona Ventura con un lungo abito verde intenzionata a prendere il bouquet. C'è un problema, anche Valeria Marini lo voleva e per sua fortuna cade un po' dietro rispetto alla collega col vestito verde. Le due fanno quasi a pezzi il mazzo di fiori e diversi petali cadono a terra. Così, quando la Ventura si volta per vedere cosa è successo, dice: "Lo avete distrutto". Niente di grave tuttavia, la festa è continuata poco dopo.